questo è il fatto quotidiano, c'è travaglio padellaro e la satira lo fa. Si dichiara indipendente, campa con gli abbonamenti, ma me fesso non mi fa. Lo spazio c'ho sul blog, se tocco a Berlusconi, ma se io tocco a quel, non se poppa, c'è qualcosa che non va. Ed il fatto quotidiano, libero come un gabbiano, ma ora stai con questi qui, si te manno un pezzo in coppa urla, non muovo pubblica e il lettore non lo sa che ti metti a censura. Vedo collegato da Palermo uno dei protagonisti della, di questi giorni, insomma della sfida perduta, Luca Orlando, che è stato a più riprese sindaco di Palermo, sosteneva con forza Rita Borsellino e diciamo che non ha accettato l'esito della sfida. È così, c'è stato il riconteggio, però stanotte è terminato, confermata anche se per un centinaio di voti la vittoria di Ferrandelli. Lei contesta ancora questo risultato? No, buongiorno, no. Il tema non riguarda il numero dei voti, che è molto ridotto, su 30.000 elettori, riguarda un inquinamento politico. Abbiamo assistito a delle primarie di centrosinistra alla quale hanno partecipato parecchie migliaia di elettori ed esponenti del centrodestra. Allora il tema di fondo è capire l'inquinamento che c'è stato di queste elezioni, a parte alcuni episodi. Allora il tema di fondo riguarda, se posso fare alcune considerazioni. La prima, le primarie non sono regolate, non essendo regolate è evidente che diventano un happening città per città, forse bisognerebbe disciplinarle per legge. Il secondo aspetto che il candidato alle primarie, le primarie diventano un pretesto per altre cose che niente hanno a che fare con la qualità del candidato e con la vita della città, e poi ci sono situazioni particolari e locali. Io credo che utilizzare la vicenda di Palermo per parlare di Vasto è una cosa in parte propria e in parte impropria, ma se la si vuole utilizzare, io direi che il vero problema nasce dal fatto che il PD in Sicilia ha una sua componente che sostiene innaturalmente il presidente Lombardo, che voglio ricordare era alle elezioni regionali ultime il candidato alternativo rispetto alla senatrice Finocchiaro del PD. Ora, francamente, sostenere con voti determinanti in Assemblea regionale siciliana il presidente Lombardo, che veniva descritto come l'avversario da battere, il male assoluto nella campagna elettorale che ha portato alla sua elezione, mi sembra francamente una contraddizione, ecco, del PD, che il PD purtroppo sta pagando, perché è accertato che un numero enorme di elettori di Lombardo è stato presente a queste urne, ha inquinato politicamente. La cosa che è certa è che io non ho detto da mesi, vado ripetendo, da quando sostengo Rita Borsellino, che l'ho detto se volete in aramaico o in fenicio, scelga lei qual è l'alfabeto più antico che preferisce. Io non sarò candidato a sindaco di Palermo, il tema non riguarda la mia candidatura, riguarda la chiarezza delle alleanze. Non si può a Palermo sostenere un candidato che sia sostenuto da quel presidente della regione Lombardo che governa la Sicilia col voto innaturale del PD. A volerla guardare in maniera un pochino più distaccata e forse pensando a democrazie un pochino più evolute delle nostre, al netto dei possibili inquinamenti di cui parla Orlando, che non avendo una legge che regola le primarie andrebbero risolti molto semplicemente. Ci si iscrive alle liste elettorali per le primarie 15 giorni prima, o via mail, oppure se hai voglia alzi il sedere e vai fino a una sezione. Questo non riduce tutte le possibilità di inquinamento, ma diciamo riduce la possibilità che all'ultimo momento arrivino le truppe cammellate, gli ultimi 1000, però questo servirebbe già, e per farlo se i partiti lo vogliono fare, la coalizione del centro-sinistra lo fa in una settimana, non è che ha bisogno di riunirsi per fare o fare grosse riunioni per fare un regolamento simile, perché sono cose che si fanno abbastanza in fretta. Al netto di tutto questo, chi ha vinto? Ha vinto Ferrandelli. Ci si aspetta da questi esponenti del centro-sinistra che se ha vinto Ferrandelli domani ventre al terra, come accade in tutte le coalizioni, come accade nelle primarie americane, siano a sostenere Ferrandelli una volta
stata stabilito che non c'è stato l'inquinamento. Punto e basta, e viceversa doveva accadere se vinceva la Borsellino. Il fatto che il PD abbia presentato più candidati, certo è una situazione particolare, è vero quello che dice Orlando, può darsi dell'appoggio di Lombardo, ma l'obiezione che si fa, la Borsellino purtroppo correva insieme al PD che appoggia Orlando, che governa con Lombardo in regione, è vera altrettanto. Quindi entrare in questi particolari, vista da fuori, stando a Palermo magari è diversa, ma vista da fuori la questione è proprio molto semplice. Una prova di maturità sarà data da questa coalizione di centrosinistra nel momento in cui, chiusa la querela, voto inquinato meno, e spero che si chiuda in un paio di giorni, tutti quelli che hanno perso dicano che dal giorno dopo lavorano per Ferrandelli, che la gioventù non sarà un pregio, ma è una faccia nuova. Ha 31 anni, vediamolo alla prova, è stato capogruppo dell'IDV, è stato immagino che quindi Orlando stesso l'abbia apprezzato a quell'epoca in cui stava con lui, e che diano questa prova di maturità e smettano con questa sceneggiata che sinceramente è un po' fastidiosa. Posso fare un chiarimento? Prego. Beh, tra i nostri ci sono stati anche Razzi e Scilipoti, voglio ricordare a Gomez, e non vorrei appunto... Ma lei non si è riferimento a Razzi e Scilipoti. Non è colpa mia, Orlando, non è colpa mia. Io vorrei però fare ecco, una scusi, ma Orlando, ma quindi per lei Ferrandelli è alla stregua di Razzi e Scilipoti? Quando io parlo di inquinamento, non ci siamo capiti, in Sicilia, a Palermo, allearsi con Lombardo equivale in campo nazionale a passare con Berlusconi. Volete capire che la vera Romania siciliana è un centro-sinistra che sostiene Lombardo? Lo si vuol capire, sì o no? Questo d'accordo, è il tema, Orlando, di fondo. Ma però il centro-sinistra sosteneva la Borsellino, ed è l'inquinamento politico, ed è l'inquinamento politico. Poi per quanto riguarda gli altri inquinamento, come è noto, la Commissione di Garanzia verificherà le decine di interventi della Digos e dei Carabinieri che hanno constatato persone che ai seggi pagavano gli elettori, che hanno constatato persone che avevano pacchetti di tessere elettorali e controllavano il voto. Ma io non voglio entrare nel merito di questo ragionamento. Per me l'inquinamento è politico e rimane politico. Per me, per noi, è inaccettabile sostenere un candidato che è il candidato condizionato da Lombardo e che sostiene quella parte del PD che sta con Lombardo. È talmente semplice. Posso fare una quindi domanda? Quindi vorrei una domanda ad Orlando. Sì, due domande a Orlando. Gomez e De Marchis. Cosa vuol dire Orlando? Ce lo vuole spiegare un po' chiaramente? Vuol dire che questo domani, vuol dire che attendiamo che la decisione della Commissione dei Garanti. Voi correrete con un candidato diverso. Attendiamo la decisione della Commissione dei Garanti. Attendiamo la decisione della Commissione dei Garanti, che siamo certi non potrà che riscontrare dal punto di vista procedimentale l'inquinamento del risultato. Laddove questo non accadesse, una cosa è certa: non vedrete mai la mia faccia accanto agli assessori di Lombardo fare la campagna elettorale per qualcuno che è stato scelto alle primarie con voti di Lombardo. Posso allora chiedere una cosa? Che lei partecipasse alle primarie, perché se questo è il non mi candido io, io non sono candidato. Sì, ma Orlando era già molto me, prima da me, prima la differenza delle posizioni politiche. Serietà. Un po' di serietà, Orlando. Ma qual è la logica? Serietà, le primarie, serietà è sostenere il candidato, serietà è farsi condizionare nelle scelte da chi dovrebbe essere l'avversario, da parte di colui che si chiama Raffaele Lombardo, che io sono convinto essere un cuffaro senza cannoli. Allora, raccontiamoci la verità. Alle primarie, chi ha il netto degli inquinamenti, di tutte le cose che ci siamo detti, l'elettore normale sceglie il candidato, la persona che gli dà più fiducia, pensa di dargli più fiducia per il governo di quella città. Ma ci avrà una qualche poi idea dietro da proporre, no? Gomez, non è che lo fa, lo sceglie perché è bello, se no... Certo, ma dato che Ferrandelli non ha detto... Sei berlusconiano, sei più berlusconiano di me, se no. No, e ti sto spiegando semplicemente... Uno dei problemi del berlusconismo era che offriva una faccia, come dire, attraente del leader... Facciamo finire Gomez, anche perché dobbiamo andare in pubblicità. Tra guadagno posso finire, il problema è che Ferrandelli, tutto quello che ci stiamo dicendo, pubblicamente ha sempre detto che lui con Lombardo non c'entra nulla.
Allora, noi può darsi che l'analisi anche certamente... Allora, dato che non c'è stata una candidatura dichiarata, io mi presento per governare questa città con Lombardo e quant'altro, capite che le cose su cui noi analizziamo sono un pochino diverse rispetto a come le vive l'elettore. Anzi, se voi avete letto di nuovo le interviste di Ferrandelli oggi, magari mente, io non lo so, ma ci tiene a dire io sono di sinistra, ci tiene a dire io ho Sonia Alfano che mi appoggia, io ho il sindaco Crocetto che mi appoggia. Le cose purtroppo sono può darsi che siano semplici, certamente avete ragione tutti, ha ragione Orlando, avete diciamo che l'elettore le coglie in maniera diversa. Allora dobbiamo porci questo problema o no?